Era il 1903 quando in quella bella città di Milwaukee nasceva Dolly, la prima Harley Davidson, insieme alla Ford, due mostri sacri che stanno con noi ancora oggi. L'F-150 che sto guidando è dell'anniversario commemorativo per festeggiare quelli che sono stati 100 anni insieme e che stanno andando avanti, è diventata rara. Io tra i miei harleyisti, i miei amanti di pick-up, chi di America conosce qualche cosa in più e si addentra in queste chicche, è ricercatissima. Io e Aldo l'abbiamo comprata a Pompano Beach in Florida a ottobre del 2016, in questo momento siamo a gennaio, febbraio anzi, non fatemi dare date sbagliate, ed è arrivata da poco, è passata sotto le nostre sgrinfie, era già bella ma l'abbiamo chiaramente rinfrescata. E guidarla è un'emozione, è bello perché è un centesimo anniversario, è bello perché l'abbiamo portata a casa noi, sono auto che ho portato a casa in grandi numeri nel 2003, c'è stata veramente una grande febbre, tanto quanto lo è oggi per il Dodge Ram, quindi come dico sempre a fasi lunari si preferisce un marchio ad un altro, si preferisce un modello a qualche cosa che deve ancora arrivare. Non me ne faccio scappare una, voglio sempre portarvele a casa. Nessuno riesce a scovare macchine così in ordine, riusciamo noi perché abbiamo questa bella sede americana che sfruttiamo e abbiamo i nostri ganci, non è possibile arrivarci tramite internet, tramite le inserzioni, arrivate solo a macchine sciupatissime che ormai compiono 13, 14, 15 anni, quindi quando finiscono nella rete vuol dire che sono macchine che nessuno sa più come fare a vendere e a smerciare. Ha un motore compressore volumetrico, l'ho detto prima, ha 360 cavalli, un cambio super veloce, un motore che se schiaccio sentite come urla la Mad Max, ma non è così che va guidata. Grandi prestazioni, è bello sapere che sotto quel cofano c'è tanta violenza, io per primo voglio sapere di avere i pistoni grandi così e il compressore volumetrico sicuramente è un addizionale che fa piacere. Però va guidata alla pick-up made in USA, quindi è bello guardare in giro, è bello avere la moto nel cassone, è bello avere questa cabina bellissima, tagliata e cucita in ogni dettaglio, con i loghi Harley Davidson ovunque, ci sono tappezzate, è tappezzata di centesimo anniversario ed è bello toccarli e vederli, è bello vedere con che cura vogliono marchiare questi modelli così commemorativi. È una heritage, eredità, niente di più indicato poteva essere attribuito a questo modello così perfettamente disegnato, così bello da vedere, così bello da guidare, morbido, due ruote motrici, la filosofia del pick-up due ruote, solo posteriore, cattivo che sgomma, in America c'è e come, consumano meno, vanno più forte, sono più morbidi, sono più bassi, quindi devi sicuramente essere con l'occhio nel pick up assettato, non con il lift da 4 pollici come vogliono i pazzi che vanno nel fango, ugualmente belli chiaramente, ugualmente affascinanti, ma l'Harley Davidson è fatto così. Spero di trovare un'altra ancora, perché secondo me questa qui me la brucerete, me la porterete via subito dopo il servizio, subito dopo l'inserzione, come ho detto prima è molto ricercata e sicuramente sarete in tanti a contendervela. Io mentre ce l'ho me la coccolo, ve la aggiusto, vi tolgo i rumori, vi tolgo gli spifferi, vi tolgo tutti i segni, cercheremo di farle un lifting di quelli che lasciano a bocca aperta e quasi sempre riusciamo a convincervi con i nostri lavori. Progetto TJ. Questa qui è tua, sì. Ce l'ha il cliente, non posso, non voglio parlarne male di questa macchina. Vabbè, perché è bella. Perché te l'ha portata via? Sì. Perché hai assistito alla vendita in diretta? Sì. Adesso sei arrabbiato perché un cliente viene qua, sì, e mi dice sì, la voglio. Prima della trasmissione, questo mi fa incazzare. Sei spermaloso? Sì, sono spermaloso. Guarda che bella che è.
guarda. Facciamo un contratto io e te, dai. Adesso decidiamo quanto mi devi versare. Un contratto aperto. Un contratto aperto. E ogni sei mesi ti cambio la macchina. Tanto c'è qualunque cosa mi bella. Mi sta picchiando. Adesso dagli una gomitata. Adesso sarà Rocco che gli col tendone. Tanto sul... qualunque cosa bella io ti faccia, tu ti stanchi. No, non è vero. Non è vero. È perché è bello provarle tutte. È quello il ma bello. Con me puoi giocare, non è che ti sto dicendo versami 100.000 euro anche perché te li potrei versare a vuoto, però bella segno cabrio da io 100.000. Ti dico, ma quanto era più bella questa qui degli ultimi Wrangler, lo diciamo noi che ma noi siamo dei nostalgici, noi diciamo che è più bella la Mustang di prima, diciamo che è più bella la G di prima, ma non perché siamo vecchi dentro, ma secondo me sappiamo apprezzare dei valori diversi da quelli attuali. Perché il ferro è più bello della plastica. Il ferro è più sebel. Questo è un TJ del 98. 98, che ho comprato bello sminchiato, bello rovinato, come ho detto prima. Però era una base meravigliosa, 130.000 km, l'avevo venduto nuovo io. Cioè, pensa, ha una decina di proprietari, sulla carta del sì, però la prima però, volta l'hai venduta però tu. Però l'ho venduta io, è sempre stata in mani buone. E era brutta, blu col tetto nero, interni neri, insomma, non spenta, appassita dal tempo, e lo sai che mi diverto. Lo sai quando che non ti resisto. Diverti sono affari per gli altri, perché dopo guarda che roba, poi c'è hai tirato fuori un gioiellino. Poi c'è la scelta dei colori, che è la cosa più entusiasmante, chiaramente vado sempre in colori divertenti, colori che mi devono attirare, non a caso Arizona. Questo dimmi se non ti porta al deserto dell'Arizona questo colore. Si chiama Grabber Orange, colore pastello arancione utilizzato dalla Ford sulla Mustang Mach-1. C'era Grabber Orange e Grabber Blue, che noi abbiamo la Mustang Mach-1 di quel colore. Ho deciso di fargli il tetto opaco e poi degli interni che adesso ti faccio raccontare a te. Sta oltre, benissimo con col tetto stesso tinta della carrozzeria. È bellissimo. Oltre ad aver tirato via tutto il cromo ed averlo fatto diventare nero per farla sposare un po' con quello che è, fammi dire, la moda di però, oggi. Però permettimi di dirti, guarda il nero come l'hai tirato fuori e l'hai fatto diventare bello, perché questa macchina nera che io ho avuto, dopo un po' si spegne, cioè la guardi e dici, c'è manco qualcosa, vero che manca emozione, manca qualcosa. E spegne. Ti ricordi che parlavamo di fare dei arancioni, strisce. Non ce l'abbiamo fatta, non ce l'abbiamo fatta. Avremmo dovuto farla tornare verde con bravo. Qui invece il nero è diventato un elemento bellissimo. No? Perché è decorativo, perché fa da richiamo, perché tanto aveva le plastiche nere dentro, quindi era inutile giocare con altro, perché il cromo non serve più. Il cromo sulle nuove macchine si è spento, no? Non è una macchina da cromare, è più bella rifinita in questo modo. Gli interni, raccontali. Gli interni, guardali. Questi sono i materiali, quei pellami che mi dicevi sintetici. Ecopelle, io lo adoro perché... È morbida come il culetto di un bambino. Oltre ad essere morbida al tatto e resistente, è bellissima perché la Jeep è anche da aprire d'estate e non devi avere l'ansia del temporale. Oltre al fatto che l'interno in pelle costa il doppio di un'ecopelle, poi hai la pelle da gestire. Cioè un bel temporalone ti fa la pelle a macchie, capito? Invece così non hai quel problema. Rifinitura in arancione per fare il richiamo esterno, logo sul sedile e la macchina si è svegliata. La macchina è praticamente loghi buona. Fatti giusti, non come qualcosa che abbiamo visto nel recente passato fatti alla cazzo, ti ricordi? Sì, con lo stampatello del Corriere, esatto, della sera, esatto, hanno scritto il trasferello e poi è un casino. Va bene, senti, parlami un attimo di questo cerchio, perché sono visibilmente attratto e rapito dalla sua bellezza. Il cerchio è un 10 pollici American Racing in alluminio, cerco di scegliere cerchi leggeri, smaltato a polvere chiaramente. Col 10 pollici, e questo è offset molto positivo, quindi verso l'esterno, possiamo mettere dei parafanghi larghi. Che qui stanno benissimo, col bulloncino a vista, il cromo sul nero, insomma. Abbiamo fatto un lavoro di taglio e cucito che la rende sveglia e il primo cliente che l'ha vista l'ha comprata. Cioè Nicola l'ha lasciata venerdì, il ex proprietario, no? Stiamo parlando della persona a cui l'ho fatta. Non l'ho fatta per lui, non è vero. La comprai, la feci per me e lui la vide e disse è mia, in un secondo. Adesso per ragioni di famiglia e di spazio dice prendo qualcosa di più grande, e il primo che l'ha vista e questa con la nuova non ce li ha. Sai come lo chiamo io? Sai come è bello, sai come so, lo chiamo? Sparafango. Io lo chiamo portagerani, portafioni, però è bellissimo. La nuova non ce l'ha. E qua, anche questa nasceva col paraurti, questa nasceva con un bamperino di plastica abbastanza sporgente. Questo è un richiamo al CJ7. Io ho rimosso il paraurti
originale per accorciare. Mi piace tanto. Come mi piace questo farettino qua, che quella nuova non ce l'ha. Anche quello americano, anche quello, il fanale americano del CJ. Va bene. E peccato che lo dico perché il proprietario è alle mie spalle, sta sentendo che la macchina sia completamente marcia, sotto è devastata, gli crollerà il motore la prima volta che la porta nel garage, bam, gli cade il motore per terra e allora dirà, ma quanto mai non l'ho lasciata là, è tutta marcia, sotto la ruggine, la sta divorando, guardate adesso, qui, viene adesso, via la ruggine, una, sta venendo via la ruggine, e poi c'è un graffio, poi c'è qualcuno, un graffio sulla carrozzeria. Poi c'è qualcuno che accende adesso, capito, mentre stai dicendo ste cazzate tu, e dice, Che vale vendere macchine. E io posso scrivere complimenti per l'acquisto, glielo scrivo, vado, complimentoni, va bene, bellissima, peccato che sia andata, va bene. Davanti il bug deflector ti piace? Ma no, mi fa schifo il bug deflector, no. È bruttissimo, come è brutta la... è bella, è tutta bella, sei cosa devo dire? Mettili sui però quelli là, quelli gialli, che gli smile, quanto ci deve dare per gli smile il nostro amico Maurizio? Deve cagarci di brutto del grano, ma non ce l'hai una, farmi vedere, non c'è uno smile da mettergli su, è bello, è quell'affare lì, passi la foto? Passo la foto. Stiamo passando la foto dello smile, io glielo metterei. La passo, scusa, la foto, la passo. Va bene. E l'altro orizzonte non basta? Non so, è sparito, io devo andare, c'è un appuntamento, non è che posso vivere qua. Va bene, lo teniamo per la prossima. Comunque, questa l'ha comprata Maurizio, ma abbiamo anche un JK in vendita che si chiama sempre Arizona, diesel purtroppo. Qualcuno sappia. Cosa ha detto? Portatevela via, via, che si aspetta le macchine a benzina.